Aquila Trento Vattaro. Non si limita alla manita la vittoria dell'Aquila. La partita è sempre in controllo dei locali e con i minuti inizia a trovare la porta con continuità. La doppietta di Mantovani è interrotta a metà solo da una doppietta del solito Betti. Nella ripresa il controllo della partita la mantiene ancora la squadra locale e Bazzanella sul rigore e Betti infieriscono sul risultato. Si attende ancora l'arrivo in campo del Vattaro sul campo dell'Aquila. Probabilmente il momento più nero della stagione vattarese. Termina 6-0. Calceranica Gardolo. Stravince il Gardolo in casa dei Gialloverdi. Ad aprire le marcature sono però i locali con Matteo Nicolussi Paolaz, ma il Gardolo pareggia 10 minuti dopo con la rete di Mici. Un'espulsione taglia le gambe al Calceranica, così si apre la strada al Gardolo, che con la Ratta al 51esimo, ma in 12 minuti più tardi e la Ratta sul rigore mettono a segno altri 3 gol, a completare il delitto perfetto. Imprevista battuta d'arresto per i Gialloverdi, ma grande vittoria in chiave classifica per il Gardolo. Finisce 1-4. Calisio Fiemme. Bella vittoria esterna del Fiemme nell'anticipo della sesta giornata. Il primo tempo è prevalentemente dominato dagli ospiti, più volte vicini al gol e molto pericolosi. Il vantaggio lo segna Vanzetta da dentro l'area meritatamente. Varisco raddoppia per i suoi su cross di Tomasi e permette ai suoi di rilassarsi un po'. Successivamente viene annullato un gol a valle. Nel secondo tempo arriva l'ovvia reazione del Calisio, che però non riesce mai a rendersi pericoloso creando solo qualche tiro velleitario. Termina 0-2 per gli ospiti. Civezzano Fassa. Vittoria esterna importante per il Fassa. Nel primo tempo Xaro salva i suoi, ma il 27esimo non può nulla sul colpo di testa di Trotner. La partita non ha ritmi altissimi e solo qualche tiro vivacizza la partita. Al 52esimo arriva il raddoppio del Fassa con il gol di De Luca, che salta un difensore e calcia in diagonale. Al 60esimo Nezzeri prova a scuotere i suoi, ma senza fortuna. Ma il Civezzano si mantiene avanti. All'80esimo Prati insacca da dentro l'area a dare speranza ai suoi. Ma all'82esimo l'espulsione di Casagrande impedisce l'assalto finale. Termina 1-2. Dolomitica Mattarello. Prima vittoria per la Dolomitica. Per la prima volta i locali esprimono quantità ma non efficacia nel primo tempo, che è combattuto ma senza reti. Per vedere i gol bisogna aspettare il finale della ripresa. Al 71esimo De Francesco la sblocca su cross di De Mozzi, mentre al 75esimo proprio De Mozzi di destro calcia in porta per il doppio vantaggio. Al 90esimo arriva il terzo gol. Ancora De Mozzi salta due uomini e spazza il portiere. Vittoria meritata per 3-0 per la Dolomitica. Mattarello mai in campo. Lona Lasès La Rovere. Non c'è storia, manita per il La Rovere. Il rientrante della squalifica Vega è il mandatore della partita nel primo tempo, autore di due gol entrambi al termine di belle azioni corali. Nel secondo tempo un rigore di Tava ipoteca la partita, ma sugli sviluppi di un calcio di punizione, Giglia corse di testa al 70esimo. Due minuti dopo Rampanelli spegne le speranze dei locali e Lazzaro inferisce sulla difesa chiudendo la partita e completando la splendida vittoria per 1-5. Telve Verla. Bella vittoria per i gialloverdi di Granello contro un avversario complicato. La prima mezz'ora è piuttosto smorta, ma ci pensa Francesco Micheletti a sbloccare la 10 dall'intervallo. Un tiro cross di Peter Agostini si insacca in rete al 55esimo. Il Verla è scosso sul 2-0, ma non si scompone. Al 70esimo Brugnara insacca su punizione, ma ancora Micheletti insacca un tap-in per il 3-1. Quando il Telve si adagia sugli allori, ecco il Verla che punisce con Michelon. Fortunatamente nel Telve gioca Micheletti che con un rimpallo sigla il 4-2 finale e regala da solo una vittoria ai locali. Thank you.